E questa è Roma. Siamo al Prenestino, in uno dei tanti agglomeramenti di baracche abusive che costituiscono la frangia estrema della città. Luzza, ci sta? State dietro. Mastro Nardi? Niente. Callelli? Senti, mi deve filmare. Quest'altro è Argante, state là. Barone? Argante Liborio, state là. Benedetto Mancini? Benedetto Mancini? Tartaglia? Niente. Aloi? Conidi? Appetecchia? Puglia? Galati? Galati Nicolina? La Fontanella? Non ci sta. La Fontanella? Ste Sicoro? Da un'altra parte. Ha difficoltà lei a distribuire la posta? Beh, mi trovo un po' in difficoltà perché strade ce so per modo di dire, insomma. C'ho il fischietto che mi aiuta. Ci sono delle fermate, io mi fermo, fisso, e la gente viene a piazza posta. Io le chiamo, se è di loro la prendono, se no la lasciano, faccio un altro giretto, cerco di consegnarla. E beh, qui tutti i giorni nascono dei numeri nuovi, 22A, 22B, perché continuamente fabbricano e arrivano e si fermano, insomma. La posta di dove arriva di solito? Beh, maggiormente viene da Bassa Italia, Sicilia, Calabria, Sardegna, Abruzzo, napoletano anche. Anche qui la vita tenta di organizzarsi, di darsi una struttura normale. Questi ricoveri sono spesso l'unico bene degli occupanti. Vengono affittati, venduti, comprati, come le case vere. E la mia situazione è questa. Io vendo questa casetta per comprare un'altra casetta più grande. Perché qui non ci posso abitare, perché c'è una famiglia di 7 persone, 8 persone. E da questa baracca quanto pensa di ricavare? Beh, questa qui la posso vendere, diciamo, 250, e io la devo comprare un'altra 350 360. Ho capito. Senta, la nuova casa, quella che va ad abitare, com'è fatta? Quanti locali ha? È più grande, no? C'ha una cameretta, cucina e gabinetto e un pezzo di recinto fuori. Ho capito. Anche lei vorrebbe cambiare abitazione? Sì, vorrei cambiare casa perché siamo troppo stretti. E siccome qui dentro, per conto mio, con 2 bambine e la moglie, non ci possiamo stare. E non avendo altre possibilità di comprare un appartamento, dovevo allontanarmi di qua a cercare un'altra casa un po' più comoda di questa. Che ha già trovato? L'ha già trovata? Sì, trovata, ma siccome non ho le possibilità di pagarla, devo vendere questa, se trovo a venderla. Si trova a vendere? Questa quanto può valere? Quanto? Beh, non saprei, io secondo cercherei 160.000 lire. Com'è fatta questa qui? Quante camere ha? È una sola cameretta con un pezzetto di cucina. E quella che ha trovato? Beh, quella sarà un pochetto più grande, ci saranno 2 stanze con un gabinetto e cucina. Senta, lei più o meno quanto guadagna? Guadagno 305 lire all'ora, faccio l'aiutante muratore. E non sono abbastanza per vivere, per pagare un affitto di casa, per andare dentro un appartamento. E con questo ci dobbiamo adattare con queste case abusive. A Roma 50.000 persone vivono così, in baracca come questa, tirate su alla meglio, abusivamente, in terreni comunali e privati. Di dove viene questa gente? Cosa fa? Ogni anno migliaia di persone abbandonano le zone depresse del sud e risalgono la penisola in cerca di lavoro e di condizioni di vita migliori. È un fenomeno di crescenza determinato non soltanto dallo sviluppo industriale del paese bisognoso di manodopera, ma anche da motivi psicologici. Molti degli emigrati fanno tappa a Roma prima di recarsi nel triangolo industriale del nord. E molti vi rimangono. È l'attrazione della grande città, della capitale, che li induce a fermarsi. E così Roma è cresciuta enormemente dalla fine della guerra. È più che raddoppiata, quasi triplicata. Ma la città non ha una struttura industriale tale da offrire posti di lavoro e un assetto stabile ai braccianti meridionali o ai contadini che abbandonano le campagne. L'industria di Roma è l'edilizia
e molti finiscono per occuparsi nei cantieri in qualità di manovali, in un lavoro cioè che conserva ancora oggi caratteristiche di precarietà. Ma la metropoli offre anche la possibilità di tanti piccoli mestieri, perché i suoi bisogni sono enormi. Così i baraccati diventano piccoli artigiani, venditori ambulanti, posteggiatori irregolari o abusivi. Sono lavori precari, come precari sono chiamati questi alloggi. Ogni tanto una fetta di queste baracche sparisce. Il comune vi fa passare un acquedotto, una strada o una fognatura e le baracche vengono demolite. Così è capitato anche a Giovanna Locurto. Un giorno mi vedo venire a uno del comune. Dice se era del comune, se era uno, insomma, che c'era il lavoro in corso. Dice: signora, lei come si chiama? Io, Leone Giovanna, moglie di Locurto Domenica, partita dalla Sicilia perché mio marito non aveva lavoro. Aveva lavoro, ma guadagnava poco col suo mestiere. Dice: signora, io gli dico che lei di qua deve andare via. Io ho detto: perché? Deve andare via perché qua ci va a stare il collettone, cioè ve ne sta a fugna del comune. Dice: lei deve andare via di qua. Dice: ha visto dove sta arrivata? No, e il lavoro si ferma per lei. Non possono andare avanti. Ho detto: e se il lavoro, pensano loro che fanno tante perdite di tutti questi lavori, allora perché non procura una casa per me il comune? Dice: signora, una casa la procureranno. E allora quando mi procura una casa io vado via, se no io non mi muovo di qua. Sono tutti passi inutili che fate, che io se prima non mi danno una casa non mi muovo di qua. Dice: signora, ma guarda che lei viene alla forza pubblica, la porta. Ma dove mi vuole portare? Mi porta, io ne ho ammazzato, ne ho rubato, ne ho fatto cose male. Io mi sono messa dentro per avere una casa, che sono pure una figlia di Dio e ho pure il diritto ad avere una casa come tutti gli altri. E viene la polizia, viene il vigile, vengono tutta la centrale, c'era di Roma, quanto guardi, sembra che dovevano prendere la bandita. La viene qua, guardi, ho detto ai miei figli: senti, voi mettetevi dentro, state a letto, stavano a letto, per come siamo vestiti di casa. Io ero in camicia da letto, i ragazzini erano nudi, tutti messi a letto, così. Quando arrivano, dice: sì, bussano alla porta. Ho detto: che vuole? Signora, venga fuori, mi dispiace, non posso venire. Dice: signora, guarda, ci ascolta a noi, non posso venire, che voi mi portate a dormitorio, non ci voglio andare. E così Giovanna Locurto fu costretta a lasciare la baracca, che per quanto precaria era pur sempre una specie di casa, per trasferirsi al dormitorio pubblico. Il dormitorio è l'ultimo gradino nella scala delle abitazioni. Non si può certo considerarlo una casa. Qui il dormitorio è formato attualmente a circa 850-860 persone d'ambo i sessi. È costituito da 137 famiglie regolarmente costituite, che lei vede qui nelle palazzine. Le famiglie vengono avviate mediante l'interessamento dell'autorità di pubblica sicurezza, la quale ha appena avuto ordine dall'autorità giudiziaria di dover procedere allo sfratto. Prende queste famiglie e le accompagna direttamente con i mezzi loro, con camionette, li porta direttamente giù al comune e in base al nucleo familiare vengono registrati i loro nomi su un apposito registro e avviati qui nel dormitorio con una dichiarazione, con un permesso speciale. Vengono avviati qui al dormitorio. Sì. Dentro il dormitorio stiamo bene. Non stiamo è bene, per noi è come se portassimo un marcipronto. Quando lavoro. Andiamo nell'ufficio non basta via Federico Borromeo, il dormitorio. Capito? Ha capito. Se per lavoro il dormitorio non ottiene niente. Signore, io che posso dire? Mo mia figlia è grandina, naturale. Non è normale che io, per esempio, la tengo così, troppo comune. Esce... logico, perché mi fai ridere? Non è normale, mamma. Te ti sembra niente per ora, quando sei grande te ne accorgi. Perché è una camera sola, lì ci dorme, lì ci mangi, lì ci bevi. Se si cucini... Di... Basta che stanno qui. Siamo a carne e osso come quelle che stanno fuori. Siamo gente che ci vive come quelle che stanno fuori. I cancelli ce li devono levare. Noi vogliamo essere liberi dell'azione nostra. Vogliamo avere tutti quelli che hanno le altre persone fuori. I nostri figli devono avere quelli che hanno quegli altri figli, sono uguali a quelli. Non sono... Not
ragazzi, sta qui, eccolo. Il campo di concentramento, bello, questo è la sera alle 10 è chiuso il cancello. E allora... Sono 13 anni di matrimonio, 13 anni di matrimonio, ho fatto 12 anni di scantinato per prendere cazzo, ha pagato 13.000 lire, in ultimo mi sono ritrovata al dormitorio. C'è niente da dire. È difficile in queste condizioni trovare lavoro. È come un marchio d'infamia. I cancelli alla sera. Impossibile avere una vita familiare. La famiglia non esiste più. Sono le voci delle donne, mogli e madri, che vivono al dormitorio. Menomate in uno degli istinti più forti, private di una dimensione della vita, della famiglia. Ma proprio qui, nel dormitorio, all'ultimo stadio della provvisorietà, dove le difese della personalità umana sembrano tutte infrante, abbiamo ritrovato integra la forza morale, la solidarietà, il senso dei valori fondamentali del vivere civile. Beh, io... E sono partito dalla Sardegna, siccome il mio mestiere è minatore e armatore di miniera. E poi nella crisi che c'è stata in Sardegna ho dovuto emigrare qui a Roma, che ho tribolato tanto per poter trovare casa, che nessuno me ne dava, che c'avevo 7 figli. È stato quest'inverno che nella carpenteria nessuno ha lavorato e neanche io ho potuto lavorare e sono restato arretrato da 3 mesi dalla casa. Allora la padrona mi ha sfrattato con 40.000 lire che c'avevo di cauzione dentro, che non ho avuto faccia da presentarmi perché c'avevo vergogna dopo 20 anni di matrimonio che sia capitata a trovarmi nella strada. E poi mi sono presentato dal prefetto, la quale non ci hanno lasciato passare, che un signore mi ha risposto un po' poco cortese, che mi ha dovuto dire, dice, ma se c'ha 7 figli, che li ho fatti io o il prefetto? Sono cose da rispondere, io se non mi rivolgo all'autorità, a chi mi devo rivolgere? Tu come la vorresti la casa? Con quante camere? Quante camere vorresti? Almeno 3. 3 camere. Una per chi? Se una per me e una per mia sorella e una per mia madre. Signora, come pensa che sarebbe necessaria una casa per lei, per la sua famiglia, per i suoi bambini? Come dovrebbe essere? Per me non è necessario. Cioè? Separare i bambini dall'uno all'altro. Ah. Perché a coricare i bambini donna e maschi non sarebbe possibile. È una stanza per me. E adesso qui come fa? E qui sono tutti mischiati. Dormono tutti in una stanza, maschi e femmine. Siccome c'ho una femmina di 12 anni e un maschio di 15 anni, non è possibile insieme. Io per me vorrei necessario di poter separare i bambini. Basta. Aveva già 9 persone alle quali pensare. Ne ha accolte altre 2 nella sua casa. Questa donna e questa bambina non sono della famiglia. È una signora che ha conosciuto mia moglie qui nel dormitorio. Io la sera sono rientrato da lavorare e l'ho trovata qui in casa, e la quale era 4 giorni che era uscita dallo, la sera era uscita dall'ospedale, era 4 giorni che aveva partorito. Mia moglie mi ha detto, guarda, è così, io l'ho detto, guarda, per me quello che possiamo fare, un piatto di minestra, come c'è per i nostri figli, ci sarà per essa e per la sua bambina, la quale questa povera disgraziata è stata abbandonata dal marito e tuttora c'è l'ho. Essa dorme nei gamberoni, per mangiare mangia qui, poverina, mica la posso lasciare nella strada. Domani per me è una grande festa che faccio cristiana alla bambina da questa... con mare, anche se il padre l'ha abbandonata, e per me è a farla cristiana, perché anche io ho chiesto per 8 figli queste elemosine e non me l'hanno negata, e io non la nego a nessuno, perché è un dovere da ogni cristiano. Dietro la storia di quest'uomo,
le proteste e le aspirazioni degli abitanti dei catoi di Palermo, dei bassi di Napoli, delle baracche di Roma e degli alloggi deteriorati degli immigrati di Torino, si nasconde una complessa situazione storica ed economica. Da un lato la sopravvivenza di zone sottosviluppate, ancora in parte condizionate da un passato feudale. Dall'altro la rapida trasformazione di una società prevalentemente agricola nella moderna civiltà industriale urbana. Sono i due poli entro cui si muove l'Italia contemporanea. Da questo quadro bisogna partire per capire quanto ci si aspetta dagli urbanisti e dall'industria edilizia, dai comuni, dallo Stato e da tutte le forze che intervengono a sviluppare e trasformare le città. E le voci dell'Italia provvisoria che abbiamo raccolto, da Palermo a Torino, da Roma a Napoli, ci dicono che cosa voglia dire per la vita una vera casa.